Siamo nati in un periodo di grandi trasformazioni, quando le autorità monetarie nazionali, sotto la spinta della legislazione comunitaria, liberalizzarono l'apertura degli sportelli bancari e, più in generale, sancirono la libertà di insediamento delle banche. Era quello il periodo in cui le grandi banche nazionali estesero la loro presenza sul territorio, soprattutto attraverso l'acquisizione di banche di piccole dimensioni, sgretolando così il sistema locale del credito ed una storia antica che, specialmente nella nostra regione, fino ad allora conosciuta come la Puglia delle banche, vide la scomparsa di quasi tutte le banche private, di cui ben 9 nel Salento, retaggio storico delle grandi famiglie locali. Siamo nati il 1 luglio 1994 per la scelta illuminata degli uomini che in quegli anni guidavano le banche popolari più importanti del Salento: la Banca Popolare di Lecce e la Banca Popolare Sud Puglia. Essi vollero, attraverso la fusione dei due istituti, preservare l'autonomia e l'indipendenza del credito nella nostra terra, consapevoli che solo la conoscenza diretta della realtà nella quale si opera, degli usi, dei costumi, della storia sempre difficile che ci accomuna alla nostra gente, può dare valore aggiunto alle leggi spesso aride del credito. Da quel matrimonio tra Parabita e Matino, in controtendenza rispetto al sistema allora imperante, è nata la Banca Popolare Pugliese, salentina per origini e cromosomi, ma con l'ambizione di guardare presto verso un orizzonte regionale, così come la nuova ragione sociale lascia ben intendere. La voglia di essere più forte delle logiche del mercato sfida il futuro. Il credito cooperativo non ha veri padroni. Chi lo possiede è una moltitudine di uomini che con il loro piccolo contributo si associano per una finalità comune. Con questo spirito, e per conservare la propria identità creditizia, la Popolare Pugliese aggrega nei due anni successivi le banche di credito cooperativo di Cellino San Marco e di San Pancrazio Salentino, e poi, nel 1999, anche quella di Otranto, dando così maggior respiro alla nuova azienda. In quegli anni vengono aperti pure 13 nuovi sportelli, nelle province di Lecce, Bari, Brindisi e Taranto. Banca Popolare Pugliese è un'azienda nata nel territorio, posseduta da oltre 30.000 soci. Un bene comune che per conservarsi è chiamato a rinnovarsi nel tempo, senza tradire le proprie origini. Una casa di vetro, costruita nella convinzione che l'etica passi anzitutto dalla trasparenza, dove ognuno possa guardare, specchiarsi e riconoscersi. Ed è così che la banca, per dare maggior concretezza a questi principi fondamentali e irrinunciabili, pubblica nel 2000, tra le prime aziende in Italia, il bilancio sociale, per rendere trasparenti e comprensibili all'interno e all'esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti, il codice etico, compendio dei diritti e doveri morali, presidio essenziale per l'idoneità del sistema dei controlli interni e del modello organizzativo. Ma l'impegno della banca nel sociale non si esaurisce con la salvaguardia dell'identità locale e neppure con la tutela dei valori fondanti e della reputazione. Un'azienda di credito moderna non può limitarsi all'insediamento capillare sul territorio. L'avvento di Internet rivoluziona il sistema ed impone il varo di servizi fruibili in maniera virtuale. Per questa visione del futuro già presente, con uno sforzo tecnologico ed organizzativo rilevante, nel 2001 abbiamo creato la banca virtuale, fruibile sempre, per essere al passo con la richiesta pressante di servizi semplici, disponibili, senza limiti di luogo e di tempo e a basso costo, nella logica ormai affermata della globalizzazione. Nello stesso anno abbiamo dato vita alle reti dei promotori finanziari e di gestori imprese, scegliendoli tutti fra i dipendenti dell'azienda, con l'obiettivo di fornire assistenza a quella parte di clientela con esigenze più complesse e diversificate. Nell'era digitale non è sufficiente vincere la gara della velocità. Bisogna saper rispondere ad un'altra domanda che si fa sempre più forte: la consulenza. Questi passaggi storici nella vita della nostra azienda e nel nostro lavoro segnano la linea di confine col passato prossimo. Inizia così l'era della multicanalità. La ricerca di efficienza è ormai assimilabile ad una posta di patrimonio. Per organizzare meglio la difesa del valore dei crediti vantati dalle società del gruppo bancario Banca Popolare Pugliese ed assicurare il concreto recupero degli stessi, nel 2002 viene costituita BPP Service, la società chiamata a salvaguardare i crediti del gruppo anche attraverso l'acquisto di immobili o di diritti reali immobiliari di qualunque tipo.
Nel 2001, anno significativo dopo la svolta del nuovo millennio, la banca partecipa alla costituzione di Cuore Amico, un'esperienza unica nel sociale salentino a beneficio dei bambini salentini bisognosi di cure o di interventi specialistici. La banca sarà presente in Cuore Amico per oltre un decennio. In questo frangente non ci siamo limitati ad erogare contributi, ma nello spirito del fare abbiamo partecipato fattivamente alle attività di sensibilizzazione e di raccolta di fondi, profondendo un impegno che ci ha ripagato largamente. Questa esperienza e la consapevolezza di potere e volere fare molto di più per i bisogni del nostro territorio hanno costituito lo spunto per la creazione di una struttura aziendale di più ampio respiro e finalità, che, costituita a fine 2013, comincerà ad operare non appena sarà iscritta nell'albo delle Onlus. Parliamo della Fondazione Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri. Nell'anno 2003 il nostro progetto di multicanalità è già molto avanzato, ma nello stesso anno, con una scelta che si rivelerà vincente, nasce BPP Sviluppo S.p.A., che arricchisce il gruppo bancario BPP. La nuova rete di agenti in attività finanziarie esalta l'espansione aziendale e 10 anni dopo la banca opera attraverso la rete di oltre 100 agenti, non solo in Puglia, ma anche in Campania, Sicilia, Lazio, Basilicata, Molise, Abruzzo, Toscana, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Questa scelta, fatta da un'azienda già ben presente nel territorio di origine, va vista non solo per la propria valenza strategica, ma anche per i contenuti di servizio. In un'epoca in cui il mondo bancario si rivela avaro di credito, la Popolare Pugliese, ancora una volta in controtendenza, si organizza per finanziare le famiglie e per servire meglio la sua gente, in un periodo economicamente difficile. Non si limita infatti ad aspettarla, ma alla ricerca attraverso gli agenti. Lo spirito che diede vita alla nostra esperienza viene ancora ribadito. Lo sforzo di accorciare costantemente la distanza con i propri clienti non passa soltanto dagli schermi televisivi e dalla pubblicità. L'impegno, in questo senso, è di avere un uditorio sempre più consapevole, prima ancora che le nuove normative dichiarino i loro diktat. Lavorando in questa direzione, nel 2004 nasce BPP Educational, il progetto integrato di educazione finanziaria, destinato a diversi target, dai clienti top agli studenti, dai professionisti alle imprese. Nell'arco di 10 anni si sono tenuti decine e decine di convegni, workshop e incontri con le scuole. L'attività divulgativa avvicina la banca agli utenti di oggi e di domani, ai clienti attuali e potenziali, attraverso linguaggi e timing mirati. I maggiori risultati si sono registrati nelle scuole superiori, dove oltre 1000 maturandi, in procinto di entrare nelle università o nel mondo del lavoro, sono stati iniziati ai principali servizi bancari. Nel 2006 entra nella famiglia della BPP anche la BCC di Ruvo di Puglia. Con questa incorporazione, la nostra banca e il credito popolare si espandono ancora di più, occupando un'altra casella importante nella provincia barese. La nuova dimensione e i finanziamenti corposi che ci aspettano danno luogo ad un'operazione di aumento di capitale per un controvalore complessivo di oltre 52 milioni di euro. Non è soltanto un'operazione finanziaria, ma anche un test di credibilità e di fiducia che i nostri soci ci consentono di superare di slancio. Veniamo ora al 2007. In una regione di grandi dimensioni, come la Puglia, siamo assenti soltanto nella provincia di Foggia. In quell'anno, per completare il nostro insediamento, vengono acquisiti 17 sportelli da Banca Carime, concentrati soprattutto nell'area barese e in quella d'Auna. La banca è ora presente in tutte 6 le province pugliesi e inoltre si insedia in 2 regioni confinanti, Molise e Basilicata. Da allora in poi, la banca, piuttosto che ricercare una mera espansione territoriale, perseguirà la razionalizzazione della propria rete sportelli. Anche in questo senso siamo stati anticipatori. È noto infatti come negli ultimi anni il sistema bancario, dopo la corsa frenetica all'espansione, ha cominciato a registrare il fenomeno contrario, con la dismissione progressiva di molte centinaia di sportelli da parte soprattutto delle grandi banche. Gli anni 2008-2009 rimarranno memorabili, perché il mondo viene scosso dalla crisi finanziaria generatasi in America, ma poi rapidamente propagatasi al resto del mondo. La nostra banca, sia pure con prudenza, premiando le iniziative che risulteranno maggiormente credibili, non chiude le porte del credito alle imprese e continua a finanziare le famiglie,
contrariamente a quanto viene rimproverato ad altri intermediari, accusati di essere sempre più avari di credito. Il 10 gennaio 2011 abbiamo varato una nuova operazione di aumento di capitale, anch'esso chiuso con successo grazie alla fiducia dei nostri soci. I nuovi mezzi patrimoniali affluiti daranno ulteriore solidità all'azienda e le consentiranno di essere da subito conforme alle nuove più stringenti regole di Basilea 3. Non avrebbe senso, però, ricostruire la storia di un ventennio senza l'esposizione dei numeri che documentano la crescita e la struttura della Banca Popolare Pugliese. E allora? La rete distributiva della banca è passata da 54 a 96 sportelli. La rete di agenti in attività finanziaria è forte di 116 agenti che operano in 10 diverse regioni. I nostri POS sono passati da 40 a quasi 4.000. I dipendenti sono 844. La raccolta da clientela diretta e indiretta è di quasi 4 miliardi di euro. Gli impieghi economici raggiungono i 2 miliardi e 350 milioni di euro. Il patrimonio è passato da 76 a 306 milioni di euro. Noi li riteniamo buoni risultati, resi possibili dallo spirito che ci circonda e dall'attaccamento e dalla stima dei nostri soci e clienti. Come si è visto, la banca ha saputo distinguersi in questi anni di forte turbolenza e deterioramento delle condizioni di mercato, perseguendo i propri obiettivi di stabilità e di sviluppo. E tanto ha potuto fare perché ha potuto contare sulla validità dei propri uomini, sulla solidità dei rapporti con la clientela, restando sempre fedele ai principi del cooperativismo, che vuole il cliente e il socio in primo piano nella definizione delle strategie aziendali. Ci auguriamo tutti che questo lungo periodo di grande turbolenza e generali difficoltà sia presto superato. Noi continueremo a fare col massimo impegno il nostro lavoro, guardando al futuro con ponderato ottimismo. È da qui che intendiamo partire per i prossimi 20 anni.